Che frustrazione! Volevi parlarmi, madre? Speravo di poterti parlare in privato, Natsai. Nel tuo messaggio dicevi di essere preoccupata per l'avvistamento di un'insolita creatura nei boschi intorno a Hogsmeade. Poteva essere qualsiasi cosa. Sai bene cos'era, Natsai. Sono autorizzata a uscire dal castello e sono sempre prudente, madre. Prudente? L'agente Singer non è d'accordo. Mi ha inviato un gufo per informarmi che stai cercando non so quali prove contro alcuni maghi oscuri. Mi ha rimproverata perché non ti tengo abbastanza sotto controllo. E ha ragione. Per un po' ti vieto di recarti a Hogsmeade. Ma madre! Gazzellina mia, so che le tue intenzioni sono buone, ma non devi intrometterti negli affari di chi porta pericolo. Se qualcuno si fosse intromesso quel giorno, papà sarebbe ancora con noi. Devo andare a lezione. Forse la tua nuova conoscenza riuscirà a farti ragionare. Che frustrazione! Non mi dà mai retta. Ti ha chiamato Gazzellina. È un nomignolo affettuoso nel posto da cui vieni. No, è solo mio. Sono io, l'insolita creatura di cui parlava. Qui a Hogwarts non si studia l'autotrasfigurazione, quindi dovrei usarla il meno possibile, ma... Io sono un animagus, ed è grazie alla mia forma di gazzella se ho potuto vagare liberamente per le Highlands finora. Con gran disappunto di mia madre. È così che sono riuscita a spiare Rookwood e Harlow. Sei un animagus dalla nascita o lo sei diventata in seguito? Animagi si diventa. E il processo è piuttosto elaborato. Bisogna tenere una foglia di mandragola in bocca per un mese intero. Poi la foglia va messa in un'ampolla di cristallo esposta alla luce lunare e quindi bisogna aggiungerci uno dei propri capelli. E questo è solo l'inizio. L'autotrasfigurazione è molto comune tra gli studenti di Ouagadou, ma la professoressa Weasley la considera troppo pericolosa per insegnarla qui a Hogwarts. Cosa si prova a trasformarsi in un animale? Beh, la prima volta è stato spaventoso. Ho sentito un dolore lancinante e un doppio battito fortissimo nel petto. Ma col tempo diventa più facile. Ormai non sento più alcun dolore e devo ammettere che il doppio battito mi dà conforto. E poi adoro poter guardare il mondo da un'altra prospettiva. Si può scegliere la propria forma da animagus? Oh no, la forma da animagus dipende dalla propria personalità. Mia madre è convinta che la mia forma sia una gazzella perché so adattarmi a qualsiasi situazione. Io penso sia più perché riesco a percepire il pericolo e sto sempre allerta. Ecco il perché del soprannome. Che abilità straordinaria! Altro che, adoro trasformarmi, ma mia madre non è altrettanto entusiasta della cosa. Dice che nessuna creatura, specialmente se così rara come una gazzella, dovrebbe girovagare in luoghi in cui il bracconaggio è così diffuso. Sostiene che mi accadrà qualcosa di tragico nella mia forma di gazzella. Ma ha usato la vista per controllarmi fin troppe volte. Ormai non le credo più. Si preoccupa per la tua incolumità. Forse dovresti stare alla larga da Hogsmeade per il momento. Sarebbe più sicuro, ma non credo sia la cosa migliore da fare. Tu sì. Tu potevi benissimo fuggire quando hai scoperto che Rookwood, Harlow e Runrock ti davano la caccia. Ma non l'hai fatto. Io scelgo di agire come te. Devo affrontare Rookwood e Harlow, non nascondermi da loro. Mia madre non può sapere sempre dove sono. Mi ha fatto piacere che fossi qui con me durante quella conversazione. Thank you.
professoressa, può dirmi cosa ha portato lei e Natty a Hogwarts? Certo, la risposta è facile. Siamo qui per via della professoressa Weasley. Conosceva la professoressa Weasley quando era in Uganda? La conoscevo di nome. Forse non lo sai, ma il suo lavoro un tempo la portava in giro per il mondo. Senza darti dettagli che non spetta a me condividere, posso dirti che era molto nota nella nostra comunità magica per la condivisione della conoscenza magica tra nazioni. Mi sorprende sentire che la professoressa Weasley possa aver fatto una cosa del genere. Sospetto tu abbia molto di più da scoprire su ciascuno dei tuoi insegnanti. Ti stupiresti. Tali scambi di informazioni, sanzionati o meno dal Ministero, avvengono da secoli. Fu uno stregone africano, ad esempio, che condivise l'incantesimo di apertura con un certo mago di Londra. Un ladro, sfortunatamente. Capisco. Ma tornando alla tua domanda, la professoressa aveva sentito parlare del mio lavoro nel Matabeleland e degli anni di insegnamento a Ouagadou. All'epoca era già divenuta vicepreside a Hogwarts e quando la cattedra di divinazione si liberò, mi contattò subito. Il tempismo fu perfetto. Avevo appena previsto un cambiamento nella mia vita ed i Natsai e sapevo che dovevamo lasciare l'Uganda. Natsai ed io eravamo pronti a imbarcarci in un'avventura ed eccoci qui. Natty me ne ha parlato. È stata molto gentile con me a incantesimi il mio primo giorno. È proprio da Natsai. Sono contenta abbiate stretto amicizia. Ora devo rimettermi a lavorare. Come ho già detto a Natsai, fai attenzione. A inizio anno ho avuto una visione in cui lei e un amico in sella a creature alate. E Natsai non conferma né smentisce mai le mie premonizioni, a meno che non le faccia comodo. Allora, andiamo a fermare Harlow? Farò tutto ciò che sarà necessario per farla pagare Harlow. So che hai un piano. Dobbiamo raccogliere informazioni dagli amici del signor Beagle menzionati da Archie e dalla signora Beagle. Agabus Filbert, Otto Dibble e i coniugi Rabe. Va bene. Tu parla con ciascuno di loro. Io invece mi dirigo alla testa di porco. Ho visto alcuni Ashwinder dirigersi laggiù. Inoltre, mia madre non si avvicinerebbe mai alla testa di porco. Così è improbabile che venga a sapere delle mie attività. Se invece mi aggirassi per il villaggio, mi scoprirebbe. Dove si trovano questi amici? Non so del signor Rabe, ma sua moglie Daisy è spesso a Hogsmeade. E anche Agabus Filbert. Per quanto riguarda Otto Dibble, lavora da Stracci & Sons. Cercalo là. Che tipo di informazioni devo ottenere da queste persone? Potrebbero sapere quali prove avesse il signor Beagle contro Harlow, o potrebbero avere loro stessi delle prove. Dobbiamo farci dire tutto quello che sanno. D'accordo, parlerò con loro. Spero di scoprire qualcosa. Sapevo di poter contare su di te. Dobbiamo sapere come Rookwood e Harlow li stanno ricattando. Ci rivediamo qui dopo che avrai parlato con loro. Spero di potermi muovere un po' più liberamente per quando tornerai. I turisti ultimamente sono diventati presto una giornata di amore. Appena torno a casa, mi verrò un bel mattino. Meglio non trovarsi mai nelle mani di qualcuno che conosce la mia azione. Ma come parlava?
La signora Rabe dovrebbe essere qui nei paraggi. Ah, Isco, che ho fatto? Signora Rabe, possiamo parlare di Theophilus Harlow? La signora Beacle è mia amica e sto cercando di recuperare delle prove contro di lui. Povera Joanna, e il piccolo Archie? Ora Harlow si è preso pure il mio Isco. In che senso? Perché mai? Lavoro come guardia alla Gringot e mio marito fa lo spezza incantesimi per loro. Harlow mi contattò per aiutarlo a estorcere ai miei colleghi una serie di tesori delle camere blindate. E lei ha rifiutato? Certo che sì, più volte. Pensavo rinunciassero. Fino a che una notte non sono rientrata a casa e mio marito non c'era, solo un biglietto appeso alla porta con un coltello. Il biglietto diceva che avevo pochi giorni per rivalutare l'idea di aiutarli con alcuni problemi finanziari e che mio marito avrebbe apprezzato la mia celerità. Ma non posso dare a darlo quello che vuole e sarà il mio Isco a pagarne le conseguenze. Dopo il rapimento di suo marito, ha aiutato Harlow? No, sono molto preoccupata per Isco, ma non vorrebbe mai che compromettessi la mia integrità. Inoltre, la sua astuzia è incommensurabile. Detto questo, credevo che ormai sarebbe riuscito a fuggire e ho paura di scoprire cosa gliel'ha impedito. È certa che il messaggio indichi che suo marito è stato rapito? Cos'altro potrebbe significare? Inoltre, quando sono rientrata a casa ho trovato tutte le margherite in giardino calpestate. Forse suonerà sciocco, ma erano l'orgoglio e la gioia di Isco. Non lo avrebbe mai permesso. Grazie, signora Rabe. Nonostante sia inquietante, sapere fino a che punto potrebbe arrivare Harlow è utile. Il signor Beacle ha tentato di aiutarci, ma ora è scomparso. Non so più cosa fare. Farò tutto il possibile per trovare delle prove contro Harlow. Bene. Ecco il biglietto che ho ricevuto. Devi fare molta attenzione. Non devi metterti in pericolo. Una prova, meglio conservarla. Grazie. Spero non sia troppo tardi. Ora devo trovare gli altri due amici del signor Beacle. Otto Dibble lavora da Stracci & Sons. Dovrei provare lì. Ti prego, dimmi che non l'ha preso lui. Deve essere qui. Signor Dibble, posso parlarle? Riguarda Theophilus Harlow. Non ho niente da dire su di lui. Posso proporti una cravatta di ottima fattura? Per favore, voglio dare una mano. Ho parlato con la signora Beacle. Conosci i coniugi Beacle? Va bene. Ma con discretezza, il signor Hill non deve assolutamente sentirci. Conosco il signor Hill. È stato molto gentile quando i troll hanno attaccato. Ah, è una brava persona, ma non capirebbe la situazione con Harlow. È iniziato tutto settimane fa. Ero distratto, stavo leggendo un biglietto, quando tu sai chi è entrato in negozio. Ho nascosto il biglietto dietro il bancone e mi sono offerto di aiutarlo. Mi ha fissato un attimo, poi mi ha chiesto di controllare un ordine che aveva fatto. Quindi sono andato in magazzino a controllare, ma l'ordine si è rivelato inesistente. Quando sono tornato, teneva in mano il biglietto. Cosa c'era nel messaggio? Era un biglietto da Rosie Hill, la figlia del signor Hill. Vedi, 6 mesi fa noi ci siamo fidanzati in segreto. Non lo abbiamo ancora detto al signor Hill. Ha speranze più grandi per lei. Harlow mi ha detto senza mezzi termini che la mia relazione con Rosie, per non parlare del mio lavoro qui, dipendevano dalla mia disponibilità ad aiutarlo. Che cosa le ha chiesto di fare? È successo tutto molto velocemente. In un attimo ha preso una sciarpa molto costosa, se l'è infilata in tasca e ha sorriso.
Mi ha detto, il tuo segreto è al sicuro fin tanto che posso regalare alla mia amica tutti i capi di lusso che desidero. Finora sono riuscito a camuffare le sue richieste attraverso un po' di contabilità creativa. Ma non posso continuare così e sono terrorizzato all'idea di dire qualcosa. Non posso vivere senza Rosie. Mi servirebbe qualche informazione in più sul biglietto, così che possa riconoscerlo nel caso dovessi incapparci. È scritto sulla carta intestata di Rosie. C'è anche il suo monogramma in alto, RH, così il signor Hill avrebbe saputo che era vero. Come ha fatto a tenere segreto il ricatto? Come ti ho detto prima, contabilità creativa. Ho anche cercato di coprire i costi usando i miei risparmi, ma si stanno esaurendo. Ovviamente niente di tutto questo rema a favore dei miei sforzi di migliorare la mia condizione ed essere degno di Rosie. Il giorno dell'attacco dei troll ho conosciuto il signor Hill. È stato gentile. Perché non gli parla? È un uomo adorabile, ma quando si tratta di sua figlia perde la ragione. Lo vedrebbe come un tradimento da parte mia. Perderei all'istante il lavoro e anche Rosie. Grazie per avermi parlato. Sto raccogliendo delle prove per farla pagare ad Harlow. Vorrei solo vederlo marcire ad Azkaban. Fai attenzione, con lui è un essere spregevole e molto, molto pericoloso. Per quanto riguarda la lettera di Rosie, se mai dovesse trovarla, io la so a memoria. Distruggila pure appena la vedi. Ho capito. Ora sbrigati prima che torni il signor Hill. A che punto ero? Siamo sulla strada giusta. Resta solo l'ultimo degli amici del signor Beagle. Agabus Filbert deve essere qui da qualche parte. Salve. Chiedo scusa, signor Filbert. Possiamo parlare dei suoi affari con Theophilus Harlow? Sto cercando di recuperare delle prove contro di lui per donare un po' di pace alla signora Beagle. Una fine tragica quella di Beagle. Voleva che denunciassi Harlow per un atto di violenza commesso ai miei danni. Ma io temevo ritorsioni da parte di Harlow. Così ho rifiutato. Se avesse denunciato Harlow come le aveva chiesto il signor Beagle, forse ora quel furfante sarebbe sotto chiave. Forse. O magari... mi sarebbe aspettata la medesima sorte. Ha detto che Harlow ha commesso un atto di violenza contro di lei. Può dirmi che cosa è successo? Poco prima che venisse a mancare mia moglie, la splendida Dulcibella, aveva scritto un piccolo libro di poesie. Come sorpresa per il suo compleanno, che purtroppo però non abbiamo potuto festeggiare, glielo avevo fatto rilegare e placcare in oro. Un giorno Harlow è venuto qui, intenzionato a punirmi per aver denunciato quei trogloditi che lavorano per Rookwood. Prima di poter reagire, mi sono ritrovato pietrificato e, frugando in casa mia, Harlow ha trovato il libro di poesie con la sua preziosa placcatura in oro. Sono rimasto a guardare impotente, steso all'ingresso, mentre lui se ne andava con quel libro, ridendo beffardo. Sono tuttora molto scosso per l'accaduto. Immagino che tema un'altra rappresaglia di Harlow, ma le dispiace se condivido queste informazioni con l'agente Singer? Suppongo di non avere scelta. Questi ricatti non possono continuare per sempre. Informa pure chiunque possa aiutarci. Ad Harlow non piace chi parla, come già sai. Ho parlato con gli amici del signor Beagle. Ora devo trovare Natty.
Belgraf il bastonatore era un... Hengist di Woodcroft. È stato sotto attenzione durante le... Strano che Natty sia in ritardo. Ha detto che voleva andare alla testa di porco. Magari la troverò lì. Natty deve essere qui da qualche parte. La bacchetta di Natty. Lei sa lanciare le magie anche senza. Quindi forse voleva che la trovassi. È nei guai. Revelio mi aiuterà a scoprire dove l'hanno portata. Revelio! Gli studenti impiccioni hanno sempre quel che meritano. Revelio! Devono aver portato Natty da questa parte. Non c'è tempo da perdere. Le impronte conducevano a questa stanza. Deve esserci un modo per proseguire. Revelio! Una porta segreta. Devono aver portato Natty da questa parte. Non c'è tempo da perdere. Revelio! Una volta finito qui, vado dritto alla testa di porco. Devo assolutamente fare in modo che non mi vedano. Non possiamo fidarci di Ranrock. Da retta a me. Alla prima occasione ci segnalerà alle spalle. Non può funzionare. Non è detto. Usare quella ragazza come esca? Nessuno verrà a cercarla. Tanto valeva ucciderla. Arlo è sicuro che qualcuno verrà e vorrà occuparsene di persona. Solo gli studenti di Hogwarts possono essere tanto arroganti da venire qui da soli. Tieni gli occhi aperti. Revelio! Che colpa ho se i clienti non leggono le clausole in piccolo? Sarò obbligato a spezzargli le ossa. Sai, ad alcuni piace mangiare più che ad altri, no? Cosa? Ho fatto per caso. Ho guardato verso di te. Dico solo che sai cosa significhi essere ingordi.
Vedrete custodatus. Se sento un'altra volta. Spero che Rokut sappia quello che fa. Stupidino. Levioso. No. Glatis. Defingo. Bombarda. Guarda. Flipetto. Verso la via di sveglio. Muovo quel gatto giuro. Protetto. Stupidino. Oh. Bombarda. Glatis. Defingo. Sono sbaglio. Flipendo. Non ti è bastata. Bombarda. Natti deve essere qui da qualche parte. Ci hai trovato! Hai capito che avevo lasciato la mia bacchetta per te, esattamente come pensavo. Parla col signor Rave, ti dirà cosa fare. Revelio! Aiuto! Signor Rabe, Daisy mi ha detto che è stato rapito. Hai parlato con mia moglie? Come sta? È preoccupata per lei. Sta bene? Sì, sto bene. Grazie di essere qui. Queste serrature sono maledette e c'è una fattura antimaterializzazione sulle celle. Neanche la magia senza bacchetta di Natti può liberarci. Devi trovare la mia bacchetta. Usi la mia. Una volta fuori da lì, cercheremo la sua insieme. No, devo usare una bacchetta con cui ha un legame. Altrimenti potrebbe non funzionare o richiedere troppo tempo. E non possiamo farci scoprire. Farò del mio meglio. Hai idea di dove possa essere? È qui vicino. Riesco a sentirla. Ho capito. La troverò. La tua amica Natti non è riuscita a evocare la mia bacchetta. Deve esserci qualcosa che la blocca. Allo, Mora! Chetta del signor Rabe deve essere qui vicino, se lui riesce a percepirne la presenza dalla cella. La bacchetta del signor Rabe! Sarà felice di riaverla. Confringo! Revelio! Ho trovato la sua bacchetta. Ben fatto. Sapevo che era qui vicino. Ora è meglio che ti allontani. Le maledizioni sono imprevedibili quando vengono spezzate. Grazie, signorisco. Non c'è di che. E grazie mille a te. Dobbiamo le nostre vite al tuo coraggio. Forse sono troppo debole per smaterializzare tutti e tre, ma posso provarci. Vada pure e avverta l'agente Singer. Troveremo una via d'uscita per conto nostro. Molto bene, ma fate attenzione. E grazie ancora per avermi salvato. Preparati a combattere. Gli Ashwinder devono pagarla cara. Thank you.
Revelio! Lumos! Lumos! Cerchiamo l'agente Singer e mettiamo fuori gioco Harlow una volta per tutte. Natsai Unai, avrei dovuto saperlo. E tu, l'ammazza troll. Per fortuna siete incolumi. Iskoreib mi ha detto che una coppia di studenti lo aveva salvato. Dovevo saperlo che eravate voi. Il signor Reib sta bene? Sì, l'ho rimandato a casa da sua moglie. Signorina Unai, tua madre non sarà felice nell'apprendere che rischi la vita inseguendo soggetti notoriamente pericolosi. In realtà, agente Singer, io e Natty abbiamo scoperto che diversi abitanti di Hogsmeade sono stati minacciati dagli Ashwinder. Oltre ad aver rapito il signor Rabe per ricattare sua moglie e Natty, Rookwood e Harlow hanno anche estorto denaro ad Agabus Filbert e Otto Dibble. Ah, condurrò le dovute indagini. Quanto a voi due, apprezzo quello che state facendo, ma state correndo troppi rischi. La prossima volta vi prego di lasciare gli Ashwinder alle autorità. Con tutto il rispetto, agente, finora le autorità se ne sono lavate le mani. Quando si vuole sradicare un'organizzazione come gli Ashwinder, non basta presentarsi da loro con una manciata di accuse. Insisto, lasciate che ce ne occupiamo noi. E con questo non c'è altro da dire. Natsai, faresti meglio ad avvisare tua madre prima che le parli io. Mia madre non sarà felice. Grazie ancora per avermi salvata. Parleremo presto. Bombarda! Gli Ashwinder hanno smesso di perseguitarmi. Sospetto ci sia il tuo zampino. Io e Rosie ti ringraziamo di cuore. Sai, stiamo per partire per la luna di miele, ma prima dovremo dire al signor Hill del nostro recente matrimonio. Augurami buona fortuna. Meglio tenere la bottiglia. Signor Filbert, ho il suo libro. Cosa? Ma come hai? Grazie. Non immagini quanto questo significhi per me. Felice di averla aiutata. Oh, che gioia aver ritrovato le preziose poesie della mia adorata Dulcibella. Grazie, mio giovane amico. Grazie. Oh,